Ecco, due parole su questa iniziativa che noi abbiamo fatto. Perché ve la voglio presentare? Perché dopo 500 anni dalla morte di Leonardo, qui c'è un suo ricordo. Leonardo fu chiamato dal Ludovico il Moro a cambiare e a preparare l'idrografia del Ducato. E voi sapete che Milano era invasa dalle acque, come quando oggi per esempio c'è un eccesso di pioggia che tutti i campi erano allagati. Ludovico il Moro chiama Leonardo per poter mettere a punto l'idrografia e lui è riuscito, per esempio sull'Alzaia Naviglio, dove noi abbiamo presentato Finiture Green, che è un'attività riguardante la verniciatura, ecco, e dove abitava Leonardo. È una casa del 400 che è stata poi aggiornata nel 600 e che poi è stata aggiornata nel 700. Vedete quel portale lì, è del 700. Ecco, Leonardo che abitava lì, siccome Ludovico il Moro aveva un'amichetta e non poteva presentarla nel Castello Sforzesco a Milano, l'aveva mandata qui lungo l'Alzaia Naviglio, che è questo, è quello che tutto al mondo conoscono, la dama con l'ermellino. La dama era la famosa amichetta di Leonardo. Allora, ecco, avete un'idea precisa, gli sponsor che danno una mano alle nostre attività, i relatori del convegno e un aperitivo per gli amici. Allora, iniziamo i lavori della mattina. Noi vogliamo parlare delle innovazioni per quanto riguarda la verniciatura. Il programma è questo. Nella prima parte abbiamo 20 minuti di tempo per poter trattare le innovazioni nel settore delle vernici liquide, delle vernici in polvere e delle apparecchiature. Più tardi verranno quelle delle apparecchiature. Ecco, un altro delle vernici che noi chiamiamo qui... Accomodati. Allora, alla fine di queste prime 20 minuti tratteremo uno degli argomenti che in verniciatura non vengono mai presi in considerazione: il problema di sicurezza e igiene del lavoro nel campo della verniciatura. Isabella Feltani ci tratterà di questo importante e spinoso argomento, ma ne parleremo successivamente. Abbiamo invitato allora Pulverit, che ha dal punto di vista innovativo ha fatto una bella evoluzione nel settore delle polveri, poi ve ne parlerà. Poi abbiamo se si vuole presentare, Circa Polistuc, vernici liquide per metallo. Sì. Buongiorno a tutti, sono Morlacchi della Lesta. Noi ci occupiamo di automazione nell'ambito della verniciatura, in particolare di robot antropomorfi in autoprendimento per la verniciatura. Giovanni Visalli per la ICR Coating Sprint. Per quanto riguarda prodotti vernicianti e sistemi tintometrici. Ecco, allora, io avevo questo invito per farci conoscere nel giro di
5 minuti, quelle che sono le innovazioni nel settore della verniciatura. Poi inviteremo anche, non ci sono le sedie, inviteremo anche Heptacote per poterci trattare anche il problema legato e alla verniciatura della lamiera che siamo in casa, ma anche trattare altri tipi di verniciatura. Diamo la parola allora a Andrea che ci dirà qualcosa su questa innovazione che speriamo si commercializzi in brevissimo tempo. Buongiorno a tutti, sono Andrea Perelli della Pulverit. Abbiamo messo a punto una nuova vernice in polvere che ha delle caratteristiche molto particolari, che si chiama Pulvercoat. La differenza rispetto alle altre vernici è che ha una temperatura di polimerizzazione estremamente bassa e una velocità di polimerizzazione molto rapida. Stiamo parlando sul pezzo di 120 gradi in 3 minuti per una finitura testurizzata e 140 gradi in 8 minuti per una finitura liscia. Questo va a aprire delle nuove opportunità per la verniciatura in polvere, perché si può pensare di convertire alcune verniciature che oggi tradizionalmente devono essere fatte necessariamente con altre tecnologie con le polveri. Possiamo pensare a materiali che sono diversi dal metallo, anche se qui siamo alla fiera della lamiera, e possiamo anche pensare di verniciare grosse masse in tempi molto brevi. Questa vernice in polvere, oltre ad avere queste caratteristiche, ha resistenze UV che sono paragonabili a un poliestere classe 2, resistenze chimiche che sono paragonabili a quelle di un poliuretanico antigraffiti e resistenze meccaniche al graffio che non sono paragonabili a altre vernici. Ovviamente non sono solo rose e fiori, ci sono anche i lati negativi. Essendo estremamente rapida, va conservata a temperature inferiori a 25 gradi, per cui bisognerà munirsi di una camera condizionata, un'aria condizionata anche sufficiente. Se avete bisogno di maggiori informazioni, noi siamo qui dietro e possiamo parlare più nel dettaglio di questa vernice in polvere. Se avete domande, sono qui a disposizione. È così, no, volevo chiedergli quali sono le difficoltà di industrializzazione oltre al problema della temperatura che potrebbe impaccare le polveri. Ma difficoltà di industrializzazione in linea di principio non ce ne sono, perché si usano le applicazioni tradizionali che si usano oggi. Bisogna però considerare che per avere un notevole vantaggio nell'utilizzo di questo tipo di vernice sarebbe opportuno rivedere il layout dell'impianto, perché se io ho la possibilità di polimerizzare in tempi estremamente rapidi, posso anche accorciare estremamente la lunghezza del forno, ridurre le dimensioni dell'impianto, per cui in un'ottica di risparmio, oltre a un risparmio energetico, un risparmio di ciclo di cottura, l'ideale sarebbe progettare l'impianto in funzione dell'utilizzo di questa polvere. Ecco, mi pare che così funzioni il meccanismo. Adesso volevo chiedere a Polistuc, oppure Bisalli, oppure chiedo a Polistuc. A Polistuc, perché l'abbiamo invitato? Perché io sono innamorato di chi riesce a studiare innovazioni, soprattutto dedicandosi ai problemi, all'utilizzo di materiali naturali e non quelli sintetici derivati dal petrolio. Loro l'hanno fatto, per quello volevo che mi raccontasse un po' come ha fatto lui, vantaggi e inconvenienti delle nuove vernici bio. Buongiorno, mi chiamo Sebastiano Nalon, sono responsabile commerciale di Polistuc. Polistuc è un marchio del gruppo Circa che si occupa della produzione di vernici per metallo, per industria, vernici liquide.
Noi chiaramente, oltre alla gamma classica di vernici a solvente, vernici a base acqua, classificabili in tutti gli ambienti di esposizione dal C1 al C5 alto, sfruttando la ricerca e sviluppo del gruppo Circa, quindi un'azienda che ha quasi 50 anni di storia, abbiamo messo a punto assieme a dei fornitori internazionali delle resine di base a base acqua che non provengono dal petrolio ma provengono da riciclo di materie prime vegetali. Quindi, tornando un attimo indietro, le nostre vernici si applicano un po' a tutti i settori, dall'automotive all'industria meccanica, carpenteria leggera, carpenteria pesante, antiruggini. Sono sistemi classici di due tipi, o il classico sistema a due mani, due prodotti, fondo più finitura, o i sistemi diretti su metallo, base acqua e base solvente. Sistemi certificabili in tutte le classi, come già detto. Questa è la grande novità. Queste materie prime provenienti da scarti di origine vegetale ci permettono di formulare delle vernici a base acqua che diciamo hanno un impatto più basso in tutto il loro ciclo di vita. Non è la vernice in quanto tale che ha un'emissione più bassa delle altre vernici all'acqua, ma è il punto di partenza. Non viene utilizzato il petrolio, ma viene utilizzato questo scarto vegetale. L'idea è quella di fornire una gamma completa di prodotti per tutti i supporti, quindi come Circa li forniamo già su base per il legno, per il trattamento del legno, con Polistuc li forniamo per il trattamento dei metalli. Le performance sono del tutto simili a quelle delle vernici all'acqua classiche, però hanno questo vantaggio, insomma. Grazie, ecco. Sì, che cosa potrebbero fare noi verniciatori per poter industrializzare definitivamente questa tecnologia? Secondo me già oggi la percentuale di utilizzo dei prodotti all'acqua rispetto a quelli a solvente è molto bassa. È molto bassa purtroppo perché ancora oggi il prezzo è un fattore vincolante. Se non riusciamo a moderare con delle normative le emissioni di solvente, probabilmente i prodotti all'acqua non avranno mai questo sviluppo che meritano, nonostante abbiano delle performance del tutto analoghe a quelli a solvente, simili. Questi prodotti qua, ancora di più, si rende però necessario sensibilizzare non solo gli utilizzatori, ma tutto il sistema. Ecco, sì, poi ne parliamo. Prima volevo dare la parola a Visalli. C'è oggi la possibilità di recuperare con le vernici all'acqua nelle cabine a velo d'acqua, recuperare completamente l'overspray di spruzzatura sia per le vernici monocomponenti che con le bicomponenti. Poi ne parliamo a riguardo, ma io volevo presentare Visalli della ICR, perché è stato uno dei primi che ci ha dato una mano per introdurre le vernici all'acqua nel mercato. Voi dovete sapere che nel 2007, prima della recessione che ci ha distrutto quasi l'industria, le vernici all'acqua erano circa utilizzate in 100.000 tonnellate circa. Purtroppo nel 2018 devo dire che le 100.000 erano diventate 24-25.000, un disastro totale. Ecco, Visalli è uno di quelli che invece sta cercando di reintrodurre questa nuova tecnologia. Sentiamo che cosa ha da dirci al riguardo. Grazie, sono Giovanni Visalli, sono responsabile commerciale del brand Coating di ICR, che ha anche brand nel car finish e in altri settori. Il nostro settore si occupa di tutto il ciclo, quindi da anacataforesi a prodotti tradizionali assolventi all'acqua. Nel corso degli ultimi anni la nostra azienda, il nostro laboratorio si è concentrato nel cercare tecnologie che potessero dare non soltanto
innovazione, ma anche garantire all'utilizzatore e anche al, diciamo, al committente una qualità, una performance, una durabilità migliore rispetto ai prodotti che da diversi anni sono in commercio. Quindi il laboratorio si è concentrato nel ricercare un prodotto che desse le caratteristiche più performanti in un mano unica, quindi stiamo parlando di un'acrilica mano unica diretta che non soltanto garantisce una durabilità e quindi ha passato diversi test piuttosto difficili, perché il committente principale, che è un primario produttore di motoriduttori qua in Italia e in Europa, ci ha dato degli step molto importanti. Ma quello che era necessario fare era anche una facilità di impiego. Il prodotto doveva anche essere semplice in tutte le fasi anche di post produzione, quindi maneggevole molto rapidamente, tant'è che siamo riusciti ad accorciare molto i tempi di essiccazione, quindi siamo in grado di poter terminare un manufatto in tempi più rapidi rispetto a un prodotto tradizionale, questo senza dover portare il forno a temperature che un manufatto così complesso è in parte già preassemblato a. Quindi prodotto mano unica di natura acrilica con caratteristiche di durabilità e performance elevate, basse temperature, rapidità in essiccazione. Il tutto con una brillantezza che è modulabile, quindi noi siamo riusciti ad ottenere 70 gloss di brillantezza su un prodotto mano unica, che non è sempre facile visto il contenuto dei pigmenti anticorrosivi, che non sono fosfati di zinco, che danno quindi un impatto sulla brillantezza, ma quindi una brillantezza adatta anche al manufatto che si vuole verniciare. Noi siamo, questo e altri della gamma dei prodotti all'acqua, sono i primi dal punto di vista quantitativo che ICR Coating vende, quindi fra i prodotti a solventi e i prodotti all'acqua abbiamo spostato l'asticella verso consumi di prodotti all'acqua superiori rispetto ai prodotti tradizionali a solvente. Questo per noi è una grande soddisfazione, anche perché ci confrontiamo con multinazionali ben più importanti, grandi e dal punto di vista anche finanziario forti di noi, ma la nostra ricerca, una ricerca italiana, è in grado di essere competitiva con le multinazionali di questo settore. Noi siamo fra i primi ad avere questo prodotto. Bene, una domanda senza fare l'indovino: quali possono essere le previsioni per lo sviluppo delle vernici all'acqua dopo quanto vi ho disgraziatamente comunicato? Allora, il collega diceva giustamente che ci sono normative, non sempre queste normative riescono a coprire interamente quello che è la sensibilità soprattutto. Il problema dei prodotti all'acqua è sicuramente avere un impianto, quindi è necessario avere un impianto che possa essere non soltanto adatto alla verniciatura, ma anche a tutte le fasi di appassimento ed essiccazione. Secondo me i prodotti all'acqua possono avere una crescita e sostituire in parte i prodotti tradizionali che hanno ormai performance molto assimilabili. Quindi se poi si riuscirà a recuperare anche quello che dalla cabina velo d'acqua diventa morchia, ma diventa prodotto riutilizzabile, potrebbe essere un grande effetto. Chiamavo Lanfranco sabato, guarda l'occasione, ecco, rapidamente, stiamo quasi sforando i 20 minuti, ecco, Lanfranco lancia la verniciatura in tutti gli ambiti industriali, legno, ferro, lamiera, diciamo in casa, pelli e così via, vetro e così via. Sì, buongiorno a tutti, Lanfranco sabato, Eptacoat, gruppo Eptanova. Acqua, anche se oggi siamo ancora su una fase della nostra attività ancora legata fortemente a un grande utilizzo di solvente, e anche se le tecnologie sono di ultima generazione, insomma, siamo sempre più nell'ultra alto solido, quindi con residui secchi molto elevati per garantire una bassa emissione.
E l'acqua in alcuni settori comunque sta prendendo piede, ve ne cito uno di quelli che insomma tra la nostra gamma di prodotti, di linee, sta prendendo sempre più importanza, che è quella delle pelli. La statistica oggi nei tre poli più importanti italiani, che sono la zona di Arzignano, Santa Croce e Solofra, l'uso di acqua è pari a quasi il 90%, quindi significa che nel settore delle pelli comunque l'acqua è molto sentita, anche perché i cicli sono molto più lunghi in confronto a un ciclo di verniciatura tradizionale per lamiera o per materia plastica. E quindi ecco, il nostro sviluppo si porta necessariamente a quello che sono delle linee, che possono essere delle finiture oppure dei prodotti di preparazioni, i vari colori delle case di moda insomma che vengono utilizzati, che chiaramente devono avere queste tecnologie all'acqua, che si devono sposare anche a un qualcosa di importante, che è efficienza di trasferimento. Questo significa avere più resa dal punto di vista dell'efficienza insomma del prodotto quando la vernice viene applicata in linea di verniciatura. L'efficienza di trasferimento si sposa con l'industria 4.0, perché qui abbiamo i colleghi dell'automazione che negli ultimi anni hanno studiato e chiaramente installano ogni settimana dei sistemi robotizzati. Questo per garantire chiaramente nell'automazione dei principi cardine, che sono la produttività, che sono la qualità soprattutto, e economizzare appunto i prodotti vernicianti. Noi come Heptacoat stiamo sviluppando dei prodotti, delle linee su vari settori. Prima vi ho citato quello delle pelli, ma posso anche indicarne degli altri legati alle materie plastiche oppure dei prodotti specifici per alta tensione, dove entriamo nel gioco dell'automazione. E questo è diciamo, avere un prodotto che riesce a sposare la tecnologia vuol dire fare, diciamo, lavorare su un numero, non so, di passate minore, oppure aumentare quelle che sono i livelli di copertura. Significa economizzare vernice, ma significa soprattutto dare, diciamo, una mano forte a quello che è il problema ambientale, dove c'è ancora chiaramente un'alta percentuale di solventi in gioco. Grazie. Beh, mi pare che sia ben stato affrontato il problema delle vernici. Adesso, già che l'aveva anticipato, il tema dell'automazione, tenete conto che il tema dell'automazione e della verniciatura si rivolge comunque alla robotizzazione antropomorfica. Quindi una parola all'esta che possa dare una summa di quello che si sta facendo in questo settore. Buongiorno a tutti, sono Marco Morlacchi e sono responsabile commerciale di Lesta SRL. Lesta è un'azienda di Arago, in provincia di Milano. Noi siamo costruttori di progettisti di robot antropomorfi 5-6 assi in autoapprendimento. Quindi caratteristica focale proprio dei nostri prodotti è la possibilità di programmare il robot direttamente utilizzando il robot stesso. L'operatore quindi, che in questo caso deve programmare il robot, è il verniciatore, il quale è in grado quindi di trasmettere direttamente la propria esperienza al robot stesso. I nostri robot possono essere programmati oltre al mediante autoapprendimento, quindi apprendimento diretto, mediante anche software, quindi CAD/CAM interamente sviluppato da noi. La nostra grande la nostra grande forza è proprio di avere internamente un reparto di ricerca e sviluppo che va a sviluppare soluzioni che diventano sempre più customizzate, come ben sapete, oggi come oggi. E ha sviluppato quindi tutto il software e interfaccia uomo-macchina di gestione del robot, unitamente poi anche al CAD/CAM per la programmazione offline del robot stesso.
Queste sono alcune soluzioni, alcuni esempi di nostre soluzioni, e focalizzandoci poi sul, e ricollegandomi poi anche al discorso introdotto da Lanfranco sull'integrazione con i dati di fabbrica e in ottica quindi 4.0, il nostro reparto IT ha sviluppato quello che noi definiamo il Crop Production Manager. Questo sistema serve sostanzialmente a andare a integrare quella che è la produzione giornaliera di un'azienda, in modo tale da richiamare in modo diretto i programmi di verniciatura associati al pezzo componente da verniciare. In più, questo tipo di software, questo tipo di innovazione permette di andare a definire diverse stazioni oltre a quella di verniciatura, che possono essere la stazione di aggancio dei pezzi su convogliatore, ad esempio, piuttosto che la stazione di mascheratura. Quindi quello che facciamo noi è andare a installare diverse televisioni in modo da presentare all'operatore in modo chiaro e diretto quelle che sono le procedure di appensione del pezzo nel caso in cui appunto l'operatore si trovi in una stazione di carico, piuttosto che come mascherare il pezzo, quindi tutte le procedure che oggi come oggi sono cartacee, quindi l'operatore dovrebbe andare a ricontrollare. Invece in questo modo le abbiamo chiare e nitide su una televisione. Questo sistema può anche integrarsi con altri particolari della linea di produzione, quale ad esempio il forno, quindi andando a regolare in automatico quella che è la temperatura del forno a seconda del tipo di particolare che sta passando in quel momento. Diciamo che questo sistema si integra, come dicevo, con quello che è il gestionale di fabbrica, in modo tale da ottimizzare la produzione giornaliera, in modo tale da evitare quello che è il potenziale errore derivante dal fattore umano presente sulla linea, e mandando quindi direttamente da ufficio la coda giornaliera di produzione e trasmettendo l'informazione sulla linea di produzione mediante dei tag RFID e con diverse riceventi, diverse antenne posizionate nelle diverse sezioni dell'impianto. Questo sistema diciamo che prescinde anche dal mero utilizzo del robot, nel senso che è un sistema che vive di vita propria. Questo sistema può essere installato, quindi a prescindere dal robot, in qualsiasi tipo di linea esistente, ovviamente di nuova produzione. Grazie. Ci mancherebbe. Grazie una a voi domanda, per l'invito. Una domanda promozionale: quando riuscirete a autogenerare tutto il programma di verniciatura? Allora, questa è una richiesta che molto spesso arriva dal mercato, sicuramente con l'evoluzione e lo sviluppo di quella che è poi l'intelligenza artificiale, di cui molto si sente parlare negli ultimi anni, è un qualcosa che diventerà disponibile. Punto forza, come vi dicevo, di Lest SRL è proprio il fatto di avere internamente un reparto IT ben affiatato e competente. Stiamo studiando anche questa soluzione e speriamo presto di averla disponibile.